Geraci? Buongiorno, Bruno, una sola domanda, ma è un po' articolata, un po' per l'età, un po' anche per le cose che devo chiederti. In questa domanda me li sono scritti in modo da non sbagliare, insomma. Senti, col Lupo avete un po' rivoluzionato il mondo, portando il Palermo dalle contestazioni a un passo, diciamo, cioè nel vivo della lotta per la promozione. Ora ti ritrovi con nuove persone accanto, non so se chiamarle Bali o qualcosa del genere, un nuovo DS, un preparatore atletico che arriva come responsabile del settore e perfino il mental coach. Qual è la tua impressione in generale, in particolare sulle scelte di Zamparini, sulle sonero di Lupo, sull'arrivo di Valotti, Bordon, Cannavacciuolo? Paradossalmente arrivano diverse persone che ti dovrebbero dare una mano, ma tu ti senti in questo momento più solo? E la partita di Parma rappresenta il tuo esame o l'esame promozione del Palermo? Da qua tre giorni. Allora, dammi una mano a ricordarmi la domanda che piano piano da sponso. La prima domanda è qual è la tua impressione in generale sulle scelte di Zamparini e in particolare... Allora, spero di essere sintetico, perché in questo momento, onestamente, io capisco anche la situazione, però in questo momento dobbiamo essere concentrati per fare una partita di calcio domani contro un avversario che, questo sì lo sanno tutti, è molto forte, molto importante, quindi la nostra attenzione sicuramente è rivolta a questa partita. Chiaramente, aperta e chiusa parentesi, in maniera molto sintetica, ma non per questo meno significativa, volevo spendere delle parole importanti per una persona che è stata sempre con noi, che è Fabio, che quindi ha svolto per me, con me, un lavoro importante ed è una persona sicuramente che ha delle grandissime qualità sotto l'aspetto della comunicazione, sotto l'aspetto della competenza, però non sta a me commentare nulla. Io so che Fabio è un grandissimo professionista e come tale rimane, come tale sicuramente farà anche un altro percorso importante, quindi anche Fabio in questo momento qui, dopo averlo salutato insieme con lo Stato l'altra sera, in maniera educata e soprattutto in maniera molto ferma, anche Fabio ha a cuore le sorti di questa squadra, perché si sente compartecipe, si sente molto vicino e quindi è chiaro che anche se dall'esterno e anche da direttore sportivo esonerato sicuramente fa tipo per noi e anche per questo motivo, quella percentuale minima, noi faremo molto anche per chi tifa con noi da distante. Per quanto riguarda l'arrivo di Valotti è una persona che io ho avuto il piacere di conoscere un po' di tempo fa, non ho mai lavorato insieme, non ho mai avuto niente insieme, però diciamo che in questi 2-3 giorni ci siamo confrontati e soprattutto credo che sia un confronto che deve essere molto positivo per le sorti del Palermo Calcio. Per quanto riguarda le persone di contorno o comunque le persone che sono state prese in questo momento insieme al direttore sportivo, sono delle persone che vengono a completare o comunque a colmare se ci sono eventualmente delle lacune. Spiego meglio. Se un professionista esemplare come può essere il signor Bordon, che con la sua esperienza, secondo il mio punto di vista, può vedere, può verificare, può controllare, può incidere, può dare una grossissima mano a un ambiente che magari ha bisogno dello 0,01% per arrivare a un obiettivo. Penso che le persone intelligenti, come ritengo tali, non siano persone che arrivano qui a gamba tesa e buttano per aria quello che è successo finora, perché è un percorso secondo me molto buono che abbiamo fatto con qualche piccolo incidente e credo che se ci sono delle persone sotto l'aspetto professionale che possono darci una mano e esperienza e qualcosina di più, è giusto anche confrontarsi. Non mi sento per niente solo, mi sento una persona molto forte su tutti i punti di vista. E se si parla di calcio, credo di essere uno competente con cui poter confrontarmi e comunque dire quel che penso a livello lavorativo. Il mental coach? Ma il mental coach è una parola sinceramente che viene generalizzata, nel senso che io credo che questa persona che io ho conosciuto non sia
la zecca garbugli che si pensa. Nel mondo del calcio, se posso essere onesto, noi come categoria, noi siamo sempre stati abbastanza conservativi. Io credo che se le persone hanno un obiettivo e una mansione insieme, si vince con il gruppo, con lo spirito di sacrificio. Io non mi sento una persona che arriva a mental coach e motiva i giocatori e io non sono capace a motivare. Non è questo, secondo me, il messaggio che è stato voluto dare da una società, da una proprietà. Io credo che sia stato un direttore che si sente molto forte con questa persona dove si è trovato molto bene e mette a disposizione un'altra persona preziosa nello staff che ci possa dare un'ulteriore mano per raggiungere un obiettivo. Scusa Bruno, però Zamparini ha parlato di inesperienza, quindi io ti dicevo il fatto di sentirti solo in questo senso qui, cioè che tu dici inesperienza porto delle persone che lo aiutano. Mi sembra che non è che sia un atto di sfiducia, anzi lui dice sempre che non ci sono nemmeno di 10 partite, però allarga, però uno pensa, cioè, questo è un mestiere un po' particolare. Nel senso che io il primo anno che faccio la Serie B, magari dei professionisti esemplari hanno fatto delle esperienze superiori alle mie, ma ripeto, io voglio sempre usare la mia testa e avere sempre il mio modo di pensare. Il motivo ricorrente mio è sempre stato quello di parlare con il noi, e questo lo sapete, non ho mai parlato con l'io, mai, perché io non faccio niente da solo, ho bisogno di uno staff. Sotto l'aspetto tecnico sono sempre io, diciamo, il responsabile del gruppo, della squadra, e quindi la metodologia lavorativa sarà sicuramente in falsa riga quello che abbiamo fatto finora in maniera, secondo me, buona. Ma se c'è un di più da portare, perché non confrontarsi e avere la possibilità di... Mi piacerebbe moltissimo che le persone che arrivano, il direttore e altre due persone che sono arrivate, dicessero, ma caspita, siamo arrivati in un posto dove pensavamo che fosse verde, invece caspita è un verde importante, non so come spiegarvi, e quindi magari la loro verifica sia quella di aver visto delle persone professionali quali siamo che hanno svolto un certo tipo di lavoro. Poi il calcio, lo sapete, è opinabile, quindi può essere più o meno che 3x3 fa 12, delle volte fa 9, delle volte fa 6. Il calcio è molto strano, vive di grandi incognite, però sotto l'aspetto, ripeto, delle competenze e della conoscenza riteniamo sempre di essere uno staff che ha fatto sempre un buon lavoro con organizzazione e pianificazione di tutto quello che va dietro a non solo alla partita. C'era una piccola appendice su Parma, lo senti come un esame tuo, come un esame promozione, oppure tutte e due, oppure no? Ma singolarmente? Per me dici? Sì, perché per promozione per la squadra, nel senso cioè che la squadra è rifiorita con questo risultato, però deve dare conferma. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di avere continuità di rendimento. È normale che in questo momento sono 14 gare, cominciano a essere non pochissime, ma neanche tantissime, e quindi è normale che oltre alla convinzione di fare una buona prestazione, andrebbe condita anche un risultato, quindi ci vuole anche qualcosa in più dal punto di vista della sostanza, che andiamo alla ricerca sistematicamente per fare una partita degna. No, non sarà semplice, ma non deve essere semplice neanche per il Parma. Quindi tu non ti senti addosso nessuna spinta particolare, insomma, quella che hai dall'inizio della stagione? No, io quando vi ho conosciuto in maniera ufficiale contro lo Spezia in casa, diciamo, vi ho parlato che per me questa partita qui è come la prima finale di una grandissima stagione, e come tale va dimostrata ogni partita. Io credo che in questo scorcio finale, diciamo di medio finale, dove sono 14 gare, credo che noi in questo momento dobbiamo pensare gara dopo gara ancora di più e ancora di più andare nei dettagli, conoscendo ancora di più quelli che sono presi, quelle piccole magari lacune che hanno gli avversari, cercare di fare una partita di questo tipo, perché ormai più che il nostro solo, il nostro modo di lavorare, dobbiamo andare a cogliere ancora qualche dettaglio in più anche nelle partite che andiamo a fare. Grazie. Ciao Bruno, sono qua. Ciao. La partita con l'Ascoli, che indicazioni ti ha dato di un Palermo guarito per il tipo di risposta che ha dato veemente o di un Palermo ancora convalescente? No, nessuna delle due. Nessuna delle due, perché ti ripeto, per me a Perusa abbiamo fatto una buona partita e per
me col Foggia hanno fatto 60 minuti secondo me buoni, e dopo vengono a dirmi che il Parigi non conta, invece i Parigi contano per due motivi per me: uno, per la continuità dei risultati; due, perché fanno punti. Noi col Foggia secondo me meritavamo qualcosa di più, col Perugia qualcosa di più, a Vercelli qualcosa di più, metti caso che siano due soli punti in più, e se non lo sei, pesano e sono pesanti. Allora io dico, quando certe partite non si riesce a vedere che non puoi vincere, bisogna stare attenti a non perdere, perché funziona così. Questa squadra qui è stata, secondo me, sotto l'aspetto dell'approccio mentale alla gara, secondo il mio punto di vista solo a Empoli ha fatto una partita scadente, il resto no. Quindi non è guarita, perché non è stata mai malata completamente. In termini di risultati sicuramente abbiamo fatto tre partite dove non mi ha raccolto nulla. È normale che in un campionato come la Serie B è normale che il Palermo dia anche modo di pensare negativamente che la squadra sia malata. In realtà non lo è, non è mai stato. Allora, per completare, ti posso chiedere, visto che è arrivata la vittoria dopo un mese, che indicazioni a te, allenatore, ha dato questa partita alla luce della partita di domani? Sì, è normale che vincere una partita come è stata vinta, poi, perché anche quello bisogna dire, cioè, no, io difficilmente esulto ai gol, però al gol del 1-1 mi sono visto in televisione, ho fatto schifo, cioè sono in mezzo al campo che festeggio con un ebete. Però è chiaro che tutti quanti noi in questo momento qui di negatività dei risultati è normale che vedi tutto nero, no? Cioè, io un esempio che faccio sempre, ma è realtà, io quando prendo la macchina e vengo a fare allenamento incontro sempre più o meno le stesse persone, perché sono, e a seconda se io vinco o perdo mi accorgo che le persone sono molto gioviali secondo me quando vinco, e col muso invece quando perdo, cioè magari si vede. Onestamente il mondo è un pochino diverso, è così, cioè questo è il calcio e lo sport, è un po' così. In realtà bisogna essere molto forti, invece cercando di essere molto equilibrati, cosa che noi riteniamo di aver sempre avuto, avendo avuto anche una grande continuità di risultati. Secondo il mio punto di vista, per come è arrivata la partita vinta con l'Ascoli, un ottimo slancio ce lo deve dare. Dispiace molto l'infortunio di Rajkovic, perché ritenevamo, al di là del fatto che sia un ottimo giocatore e un'ottima persona, di aver trovato anche un giocatore di buona tattica individuale, e quindi con Belucci, Struma e Rajkovic di aver creato una linea difensiva solida, forte, e questo mi dispiace molto, perché con già la perdita di Esami, questa è una perdita piuttosto pesante per l'uomo, soprattutto perché Bobo, volevo spendere due parole, è stato un ragazzo che mi ha sorpreso per la sua umiltà e per la sua voglia di emergere, ha dimostrato di essere di nuovo un calciatore, e quindi questa è una cosa importante per lui, che questo mese gli fa capire comunque di essere arrivato già a un obiettivo importante, di capire che non è più un ex ma è un giocatore forte. Guardini. Sì, io invece volevo tornare sul fatto tattico. Il primo tempo con l'Ascoli tu hai messo in campo una squadra che ha ritoccato leggermente alcuni concetti sui quali avevi fondato la tua prima parte. Hai di fatto tolto un centrocampista avanzando, comunque sia dando a Coronato un ruolo diverso. Ne hai ottenuto un pizzico di qualcosa in più, ma se non sbaglio anche qualcosa in meno, cioè la squadra non ha avuto quel dominio anche tattico che ha avuto in altre partite, ha subito moltissimo, anche se loro hanno fatto un solo gol, un solo tiro in porto vero, comunque molto delle ripartenze dell'Ascoli. È un rischio che accetti, perché in questo momento il Palermo ha bisogno di fare qualcosa in più davanti, lo riproporrai quindi anche nelle altre partite, oppure preferisci ritornare sul canovaccio che ti ha dato e non vincere più? Diciamo che più che le ripartenze dell'Ascoli abbiamo subito il palleggio, che è irritante, perché loro giocano 3-5-1-1 e con Clemenza, che è un giocatore che non punge davanti anche se è arrivato al tiro, ma è un giocatore in più in mezzo al campo che ti forma una specie di rombo.
e quindi noi eravamo più che altro riferimento a Omer, che aveva lavorato molto bene sul vertice basso, e con Clemenza invece che veniva a prendere palla quasi da trequartista, quindi è stato difficile perché la muovono molto bene, ma la muovono bene anche con le altre squadre, quindi sapevamo che era un rischio da calcolare. Però diciamo che la squadra, se tu giochi con un paio di punte e un tre quarti o comunque giocatori di inserimento, o comunque come Igor, che è un giocatore propriamente offensivo, è normale che tu così devi rischiare con gli avversari, e quindi è un rischio che noi abbiamo calcolato, però in questo momento lo devo anche sfruttare, magari qualcuno che sta bene come la Pigna, come Moreo, come altri giocatori rispetto a quelli che abbiamo usato finora. Quindi in questo momento c'era sicuramente un interscambio di giocatori, questo sicuramente nelle tre partite che abbiamo fatto. Poi, secondo il mio punto di vista, dobbiamo pensare anche che gli avversari, come dire, quando hanno la palla non è che siano proprio degli sprovveduti, quindi magari già tanto che Blascoli abbia tirato in porta una volta, quindi per noi questo è già un buonissimo lavoro fatto da tutti. Sì, posso tornare un attimo a gamba tesa sul discorso che facevi delle figure che aiutano, che possono venire a vedere sperando che trovino pochi interventi da fare. Siccome tra i nomi che si sono fatti in questo periodo c'è stato anche quello di una figura tipo responsabile dell'allenatore, diciamo, tenuto fuori il nome di Reia, come una figura, infatti uso una parola brutta che mi non piace da tutto, anche una figura così potrebbe rientrare in quel ragionamento del perché. Io vi dico quello che penso realmente, io ripeto, queste non sono scelte che spettano a me, io vado avanti per la mia strada e sono convinto di quello che faccio sempre tramite dei confronti che comunque sono sempre all'ordine del giorno. Sono un libro aperto per tutti, dalla proprietà al magazziniere, nel senso che se c'è da parlare di tutto io sono sempre a disposizione. Io non ho mai avuto nessun tipo di segnale di quello che mi hai detto tu in questo momento, non ci ho mai pensato, semmai dovesse succedere, e se deve succedere non lo so, però io sinceramente in questo momento non ho mai avuto la sensazione di essere preso per il collo, messo in un angolo e ci siano delle cose, diciamo, superiori a quelle che sono le mie qualità e le mie competenze. Se dovrà, perché io sono abituato a essere molto realista, di non pensare mai né negativo né anche positivo, di essere realista, di pensare giorno dopo giorno. Per me, ripeto, il futuro è fra un minuto, devo essere uno capace, bravo, a trovare delle soluzioni. Io credo che, per come abbiamo vinto questa partita, io credo che dopo la fine del primo tempo, per come eravamo messi, perdendo alla fine del primo tempo, cioè, credo che anche un elefante si smontava. Invece questi ragazzi qui hanno dimostrato a loro modo di essere comunque pronti a fare qualcosa di importante. Dopo, ripeto, delle volte può andare bene, delle volte può andare male, però io sinceramente ho sempre avuto la netta sensazione di avere un buon rapporto con voi e soprattutto leale. Però è chiaro che questi voci qui, cioè queste voci, sinceramente non mi possono toccare, ecco, questo voglio dirvi, cioè io devo essere uno che fa il proprio lavoro al massimo delle sue possibilità, se poi questo ancora non basta, queste sono decisioni che non spettano a me, però io sono molto convinto di quello che stiamo facendo e sono molto motivato a fare questo tipo di lavoro, perché la squadra mi segue. Quindi se dovessi vedere che la squadra si gira dall'altra parte, poteva succedere dopo il primo tempo con l'Ascoli. Quindi io in questo momento qui, ripeto, sono sereno, ma non perché penso di essere bravo, sono sereno perché stiamo lavorando forte per cercare di migliorare sempre di più, che è diverso. Un'altra cosa proprio di campo, che tipo di farmaci dobbiamo aspettare? Perché è una squadra, almeno a me sembra un po' imprevedibile, può vincere. È una squadra che davanti a Ciciretti, Baraglie, Sigardi, Ceravolo, Caio, Di Gaudio, Insigne, Da Cruz. È imprevedibile perché tutti i giocatori di grande gamba, di grande forza nel loro contro uno. Per fortuna non giocano tutti, nel senso che c'erano giocatori
di grande imprevedibilità, come dici tu. È un Parma che è costruito molto bene, allenato insomma, in maniera organizzata, si sa. Ha un buon seguito, ha un buon blasone, è una squadra sicuramente costruita per vincere, questo insomma, è giusto anche evidenziarlo. E quindi per noi sarà una partita molto difficile. Ha spesso giocato un 4-3-3. Ultimamente aveva giocato anche un 3-4-3, però ripeto, non credo che siano i numeri a fare la differenza, ma sia una organizzazione nelle due fasi e ancora non basta. Giardina, salve mister, la volevo chiedere innanzitutto, la Gumina l'ha convinta nella partita con l'Ascoli, è stato determinante anche nell'aprire spazi per gli altri giocatori, non per forza per gli attaccanti, e poi volevo tornare sul discorso Rajkovic, col senno di poi, per quanto tutti possano essere bravi, al 73esimo sul 3-1 avrebbe tolto lui al posto di Scimicchi. Allora, Gumina sta bene, è un ragazzo che a Perugia ha fatto una partita dispendiosa, l'ultima partita che ha giocato con l'Ascoli a me non è dispiaciuto perché ha fatto un ottimo lavoro, si è anche sfilato molto, è molto migliorato anche nello smarcamento preventivo, è un ragazzo che in questo momento è molto migliorato e dobbiamo dire la verità, dà anche soddisfazioni a noi, sinceramente molte, mi è piaciuto molto, ha fatto una buona partita nell'economia della squadra. Per quanto riguarda Rajkovic, mi dai la possibilità di dire anche un'altra cosa importante pubblicamente. Dopo aver giocato a Perugia è uscito per crampi, ha recuperato a Vercelli su un campo in sintetico, poteva giocare, ma sul sintetico abbiamo deciso di non farlo neanche scendere perché ci ha fatto dispiacere, perché è un giocatore forte, ma sapevamo che poteva avere mezzo rischio su un campo che è un asfalto. E quindi credo che noi siamo stati molto preventivi. Sul fatto della sostituzione, col senno di poi è facilissimo, però in questo momento qui, voglio dire, non si è fatto male muscolarmente, non si è fatto male sotto l'aspetto distorsivo, si è fatto male con un trauma e può succedere anche quando lui scende uno scalino, cioè, quindi no, quello credo che non sia da mettere nel preventivo, invece penso che tutti quanti noi come staff tecnico e medico abbiamo fatto un grandissimo lavoro su di lui nel recuperarlo e nel tenerlo, nel gestirlo in una partita come delicata come Vercelli, dopo 3 sconfitte consecutive un allenatore pensa di affidarsi anche a uomini, persone forti, quali Rajkovic, e invece ho dovuto scegliere di non farlo giocare perché sapevo che poteva avere degli inconvenienti sotto l'aspetto fisico. Buongiorno mister, la presenza nel Parma anche di centrali difensivi di grande struttura fisica la può portare a puntare fin dal primo minuto su un giocatore come Moreo e poi dall'altra parte? Per quello che ha visto anche in questi giorni, cosa c'è dietro quelle due esultanze, quella rabbiosa di Coronado e quella inizialmente soffocata di Nestorowski? Ma insomma, allora, torniamo indietro. Quindi la struttura del Parma, la domanda è? Su Moreo, la presenza di... Su Stefano. Stefano soffre un pochino a livello pubalgico, è un giocatore che in questo momento si sta allenando, cerchiamo il bilancino per gestirlo perché ha un'infiammazione, è un giocatore comunque che sicuramente stiamo pensando di metterlo in campo dall'inizio oppure no, obiettivamente è che noi anche lì non possiamo giocare i 14 e quindi dobbiamo fare anche i conti con la Gumina che sta facendo bene, con Nestorowski comunque che è un giocatore che in questo momento è sicuramente in ascesa dal punto di vista fisico, con Alex che è un altro giocatore comunque importante, quindi voglio dire in questo momento qui stiamo valutando tante cose e soprattutto il recupero di tanti giocatori. Per quanto riguarda invece il discorso di, mi dicevi di Coronado l'esultanza, insomma uno perde 1-0 dopo 3 sconfitte consecutive, un pareggio a Vercelli, è dura, ripeto, delle volte vedi buio, non trovi l'interruttore, pigli una cannonata in testa da una parte, poi ti sposti, boom, prendi la botta al piede, do cazzo è sto dell'interruttore, trovi, al punto lo trovi, ti fai, ah, cazzo,
trovato sto interruttore, porca miseria, ma che bello chiaro che è. Oh. Questo è il modo di pensare. Nestorovski al 4-1 ha chiuso la partita definitivamente, anche lì fai. Cioè, dopo tutti i sassi che ti avevano in testa, è normale che ti liberi in maniera. Non è stata un'esultanza sicuramente né polemica, mi pare neanche soprattutto. Lo scemo del villaggio stavolta sono stato io che mi sono trovato in mezzo al campo e quindi è chiaro che c'è il volere cercare a tutti i costi di migliorare la situazione. È normale che delle volte liberi anche un certo tipo di tensione, no? Cioè, questo mi sembra una cosa veramente molto normale. Poi una curiosità personale, ha l'impressione... La cosa importante, molto importante, e che in esultanza soprattutto di tutti i gol che abbiamo fatto ci siano stati degli abbracci tra i giocatori, molto importante. C'erano, non è da per dopo, perché in questo mese qui la cosa che mi ha dato molto fastidio non è quello che il tedino è sulla griglia, sulla la partita del Garticola, la panchina scolta, ma queste robe qua non mi toccano per niente. Il problema è che sono stati minati dei rapporti tra gruppi di giocatori. Ah, spogliatoio si è rotto. Ma si è rotto cosa? No. Perché? Cioè, io vedo un gruppo coeso, io li vedo tutti i giorni i giocatori. Io vi dico che quando abbiamo vinto qualche partita, nei filotti che abbiamo vinto delle partite, ci sono stati anche dei giocatori, e durante la settimana, e durante la partita, che per volerla vincere, non dico che si sono mandati a fanculo, non è giusto, però, voglio dire, c'è stato uno sguardo con il demagno. Ma è così che si vince. Allora, l'abbraccio tra Nestorovski e Rispoli, che si vede su Sky, che è bellissimo, sta a testimoniare proprio questo, cioè che noi stiamo facendo il massimo possibile per vincere le partite. Dopo, ripeto, se facciamo male, non è certo però per i rapporti che ci sono tra ragazzi, questo no. Questo mi ha un po' ferito perché sono stati... costruiti dei castelli per aria su cose che invece abbiamo lavorato tantissimo dall'inizio della stagione. E questo che è questo che secondo me deve far pensare. L'altra poi era una curiosità, detto che il gol di Coronado è bellissimo e poi un giocatore fondamentale, ha l'impressione però a volte che non sfrutti a dovere la superiorità numerica che riesce a creare, magari tenendola troppo la palla? Io ho scoperto in Igor Coronado un giocatore che paradossalmente il contrario di quello che mi avevano descritto molte persone. Io avevo una sensazione di lui che fosse un giocatore molto imprevedibile per tutte e due le squadre, cioè per noi e soprattutto per gli avversari. Però non avevo mai capito che fosse un giocatore invece molto intelligente sotto l'aspetto tattico nella fase di non possesso. Perché quando la squadra si difende, lui è un giocatore intelligente che vede molte cose. Lui, paradossalmente, la cosa che deve migliorare, ma proprio per essere un super giocatore, perché gli manca veramente tanto così, quello di essere un pochino più bravo nella comprensione del gioco, quindi nello sveltire delle volte una manovra. Però è un ragazzo talmente, come posso dire, positivo, qualitativo, che è difficile non stimarlo così tanto, ed è un giocatore per noi fondamentale, perché lui ha delle accelerazioni, esce dalle schematiche, per noi è un giocatore molto importante. Volevo aggiungere, mi era passato di mente prima, cioè non te l'ho aggiunto, Igor ci è rimasto molto male nel momento in cui Sadi aveva fatto una cretinata sull'espulsione, e quindi l'esultanza anche che ha avuto in liberazione è stato anche questo, perché lui ci ha messo in difficoltà, un po' te lo sa. Proprio per questo motivo è un ragazzo da cullare, un ragazzo da far maturare sotto certi aspetti, perché anche lui ha bisogno di sentire sempre calore e comunque sentirsi anche, per aumentare la sua leadership, deve anche addossarsi delle responsabilità che gli vanno addossate. Grazie. Chiude l'ultima domanda, Vitale. Bruno, dal momento che hai detto che comunque vi siete sentiti feriti da alcune cose che sono state dette riguardo magari uno sport. Sì, ma non esclusivamente da voi. No, ok. Però diciamo, è una cosa che vi ha dato fastidio ipotizzare magari che a me ha dato fastidio. Penso anche alla squadra che ha dato fastidio.
per come sono fatto io, è una delle poche, è un, forse è l'unica cosa che mi è arrivata una scheggia qui, mi ha fatto un po' male, però ho detto vabbè, ok. Però il modo in cui ha reagito la squadra martedì è la dimostrazione che probabilmente anche loro hanno voluto lanciare un segnale a più persone. Alla luce di questo, pensi che sia il momento, visto che per molti pure Palermo ormai era fuori dal discorso della lotta per la promozione diretta, di dare una graffiata al campionato, di diventare proprio... Sarebbe molto bello fare quello che è successo a Bari, no? A Bari siamo andati a Bari contro una squadra in grande condizione, che se vincevano ci raggiungevano, a Bari gli ha fatto una prestazione secondo me importante, ma di maturità. Questa è la prestazione di gioco del calcio, di maturità. E sarebbe bello avere questo tipo di percorso, no? Di prestazione. E quindi noi lo speriamo tutti, abbiamo voglia di farlo, abbiamo dimostrato, abbiamo voglia, perché se non ce l'hai questo dentro non recuperi una partita del genere. Succede come contro Novara, succede come contro, a mio modesto parere, contro Cittadella, anche se Cittadella è molto forte, e ve l'ho detto ancora a luglio. Quando giochi col Cittadella è una squadra che ti trita, ed è una squadra che gioca insieme da 5-6 anni con giocatori che vengono sempre portati dentro, giocano, fanno gli spenti, sono molto bravi, però è una squadra molto forte, molto forte. Quindi, però succede questo, che se tu dentro non hai lo spirito, perdi. Quindi noi andiamo alla ricerca di avere una spintina in più di quello, per quello che è successo l'altra sera, sapendo che non eravamo dei bidoni, non siamo certamente diventati dei fenomeni. Ora dobbiamo avere quello spirito di essere continui e soprattutto di avere equilibrio. Grazie. Posso chiedere soltanto una piccolissima cosa? Proprio piccola, allora. Al di là, Peti Rajkovic, al di là dei numeri, ti viene a mancare sempre un giocatore sull'esterno. Hai già pensato a una soluzione oppure stai variando? Abbiamo provato sia Cardi che Rolando che Zimischi, quindi da questi tre giocatori uscirà i due. Grazie.